Buongiorno a tutti. Sono arrivato al Ministero dell'Interno a ridosso delle vacanze di Natale. Consideratemi un po' un regalo di Natale. E come tutti i regali di Natale, alcuni lo considerano un bel regalo, altri magari lo considerano un regalo non molto apprezzato. Io lavorerò con grande passione. E perché coloro che hanno apprezzato il regalo continuino ad apprezzarlo, coloro che magari non l'hanno apprezzato abbiano modo di conoscermi e di apprezzare il mio impegno e la mia passione. L'unica cosa che voglio dirvi a ridosso di queste festività, che sono molto importanti per il nostro paese, molto importanti per ciascuno di voi, per ciascuno di noi, è che io lavorerò molto al vostro fianco. Ci vedremo presto, all'inizio dell'anno, e mia intenzione è lavorare dal Ministro dell'Interno con una straordinaria collaborazione con voi. Sono convinto che i prefetti e le prefetture costituiscono la spina dorsale della Repubblica Italiana. Grazie a voi, grazie al lavoro appassionato dei vostri collaboratori, noi siamo in grado di garantire insieme un presidio solido sul territorio. Un presidio solido che avvicina lo Stato ai cittadini, che consente di garantire quella mediazione sociale fondamentale nel funzionamento di una democrazia e che consente di far funzionare nel migliore dei modi lo Stato attraverso anche l'assistenza alle amministrazioni locali. So perfettamente che un paese senza le prefetture e senza i prefetti sarebbe un paese più debole e una democrazia più fragile. Nel momento in cui parlo con voi, il pensiero non può andare oltre se non ricordiamo gli anni che abbiamo alle nostre spalle. È il modo migliore per augurarci poi un anno migliore. Sono stati 2 anni, il 2015 e il 2016, tra i più difficili nella storia dell'Europa, del mondo. Abbiamo vissuto una sfida drammatica, senza precedenti, del terrorismo internazionale. E questa sfida è stata una sfida che ha visto l'Italia in prima linea. Abbiamo avuto due grandi appuntamenti che hanno fatto dell'Italia la vetrina del mondo, prima l'Expo e poi il Giubileo. Missione compiuta. L'Italia ce l'ha fatta, ha garantito insieme la possibilità che il nostro paese fosse vetrina del pianeta e contemporaneamente tutto si potesse svolgere in un clima di sicurezza e di tranquillità. Naturalmente la minaccia, come si è visto, non è cessata. Proprio in queste ore stiamo discutendo del ritorno molto forte della minaccia ed è per questo che nel momento in cui vi faccio gli auguri, raccomando a tutti quanti voi il massimo di attenzione. Il nostro compito in queste ore è garantire che le vacanze di Natale, inizio del nuovo anno, siano per tutti gli italiani un momento di tranquillità, di sicurezza, di gioia, di felicità. E se questo avverrà, come io ne sono sicuro, lo dobbiamo molto grazie al vostro impegno, all'impegno della Polizia di Stato, delle forze di polizia, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza. Non era semplice reggere la sfida del terrorismo internazionale, non era semplice vincere la sfida che abbiamo avuto di fronte e contemporaneamente tenere alta la guardia sugli altri temi che abbiamo affrontato e che dovremo affrontare. Il tema del contrasto all'immigrazione clandestina, sapendo che su questo tema noi dobbiamo sempre avere due punti di riferimento, solidarietà e sicurezza. Non ci può essere vera solidarietà se non c'è sicurezza. Non ci può essere una sicurezza che sia del tutto sganciata dal principio di solidarietà, sapendo anche che questo tema è un tema che non possiamo affrontare da soli, vogliamo affrontarlo insieme con gli altri paesi, soprattutto con l'Europa, ma sappiamo anche che siamo un paese che ha una forza, che una capacità che può dire anche agli altri:
Noi vogliamo lavorare insieme con voi, ma nel momento in cui l'Italia è in prima linea, siamo in condizione e in grado di affrontare questo ruolo da prima linea. C'è il tema del contrasto alla illegalità e alla criminalità organizzata e alle mafie. Sono stati anni di successo straordinari. Pensiero grato va a coloro che sono stati in prima linea. Guardate, noi abbiamo per fortuna nel nostro paese forze di polizia che sono, a mio avviso, tra le più capaci in giro per il mondo. Voi mi direte l'occhio del padrone ingrassa il cavallo, ma non è così. È un giudizio che viene condiviso e penso anche che nel momento in cui noi abbiamo affrontato il tema della lotta al terrorismo internazionale, abbiamo voluto affrontarlo forse un pochino meglio rispetto ad altri paesi perché avevamo questo background di un lavoro straordinario fatto sul terreno della lotta alla criminalità organizzata e alle mafie. Lo si è potuto fare perché c'è stata una grande cooperazione tra le forze di polizia, l'intelligence e la magistratura. Il futuro della prevenzione e della repressione sta dentro questa parola chiave, collaborazione e cooperazione tra forze di polizia, intelligence, magistratura. Infine, due ultime considerazioni. La prima è questa. Noi abbiamo avuto quest'anno una drammatica tragedia nazionale. Una parte più viva, il cuore pulsante del nostro paese è stato colpito da un drammatico terremoto. Naturalmente noi siamo impegnati nell'opera di ricostruzione, il governo considera la ricostruzione il primo problema che abbiamo oggi di fronte. E tuttavia nel momento in cui sappiamo che abbiamo quell'obiettivo, quella finalità di carattere generale, il mio pensiero non può non andare a coloro che hanno prestato i primi soccorsi, a coloro che sono oggi lì per prestare soccorso e quindi va al Corpo dei Vigili del Fuoco, a questo straordinario patrimonio del nostro paese. Io considero i Vigili del Fuoco italiani un piccolo gioiello della democrazia del nostro paese. Nei prossimi giorni, prima di Capodanno andrò personalmente nelle zone del cratere del sisma per salutare e per fare gli auguri di buon anno ai vigili del fuoco che sono lì impegnati in prima linea a sostenere le popolazioni, a costruire le condizioni perché ci possa essere una ripresa economico-sociale di vita di quelle realtà, sapendo che nel momento in cui viene colpito al cuore un pezzo del nostro paese, il compito del paese è rimettere in condizione il cuore di poter pulsare, perché se il cuore non pulsa, il paese non si riprende. Infine, vi ho ringraziato di cuore, ho ringraziato i prefetti, ho ringraziato la Polizia di Stato, le forze di polizia, la Guardia di Finanza, l'Arma dei Carabinieri, i Vigili del Fuoco. Un pensiero va anche ai dipendenti civili delle prefetture, a quelle che vi affiancano quotidianamente nelle prefetture e qui al Ministero, e grazie anche alla loro passione, al loro impegno civile, se il Ministero, se le prefetture possono funzionare. Noi siamo par excellence, il Ministero terzo. Guardate, il Ministero dell'Interno è il cuore delle istituzioni. È il cuore delle istituzioni appunto perché le fa funzionare e insieme trasferisce e trasmette un principio di assoluta imparzialità. Se posso dirvi la cosa che ho più a cuore è questa, l'imparzialità. I prefetti, le forze di polizia, i vigili del fuoco, i dipendenti civili, io stesso, i miei collaboratori. Dobbiamo trasferire alla gente comune, agli italiani, questo messaggio. So che lo stiamo facendo quotidianamente, voi lo state facendo e io per questo vi ringrazio di vero cuore. Ed è per questo che nell'imminenza del Santo Natale, nell'imminenza dell'inizio del nuovo anno, vorrei abbracciarvi uno per uno.
Non lo posso fare di persona, magari qualcuno anche penserà forse è meglio che non ci abbracciamo, perché naturalmente magari qualcuno non apprezzerà moltissimo il contatto fisico. La cosa migliore è un abbraccio che avviene, diciamo, attraverso il web. Vi abbraccio uno per uno. Vi faccio gli auguri di vero cuore a voi, alle vostre famiglie, ai vostri cari, alle persone a cui volete più bene, affinché sia un bellissimo Natale. Un Natale di pace, di tranquillità, di serenità. Un Natale di pace, di tranquillità e di serenità a coloro che lo passeranno con le loro famiglie, ma se mi consentite, ancora di più a coloro che non saranno in casa perché staranno per strada o al lavoro per garantire la nostra sicurezza. Un felicissimo 2017.